Milano? Nella Ciambotta. E che è la Ciambotta? Siamo sempre in campagna, signor. Ma dove? A Pozzuoli, a Amalfi, a Sorrento, tutto dove sei? Massa Lubrezza. Sempre Massa Lubrezza. Sempre Massa Lubrezza. Scusa, la Ciambotta, che spiegami come funziona. Diciamo che è un insieme di verdure. Ah, carote! Carote, patate, peperoni, cipolla, peperoni, ratatouille! Ma dai, non è possibile. Perché le chiamate così strane? Scusami, la facciamo espressa, via. Scusa, Allora, carote, ben lavate. Questa abbiamo preso una carota viola proprio. Eccola qua, vai. Vai, taglia le patate, via. Quello potete patate fare viola sempre. Con la... Eccola qui, guarda che bella. Scusa, passa in padella, via. Via, cipolla. Il cipollotto. Vedi, noi prepariamo. Che sta a fare tu? La patata. Ah, la patata viola. Ma la devi tagliare obliqua. Ma detto rondelle, Ma che rondelle? Che sono rondelle? Dai, obliqua. Obliqua. Devi tagliarla obliqua. Come le ratatouille, vai. Cipolla. Cipolla, via. Pomodori ci sono? Sì. O li devi comprare al mercato stamattina? Ci sono. Perché tu per solito... Vai, olio. Scusa. Gira qui. Vai, gira. Pomodori. Ma i San Marzani? Mi ha detto c'erano i San Marzani. Ha voluto quello nero, Pomodoro nero. Beh, no, però io volevo metterli... Guarda, volevo metterli a ventaglio, capito come? Vai, così. Mettiti dentro il pomodoro che facciamo una base, capito? Sì. Una base con questi piccoli datterini. Come li chiami questi datterini? La ciambotta. Sì. E poi la chiamano tutti ciambotta? Sì, il nome è uguale. Eh? Il nome sì. Vai, bravo, così. Metti un po' di sale, vai. Sale e pepe. Sale e pepe. Vai. Vai, bella. Zucchine, vai. Peperoni. Così, porro. Bene. Porro, vai. Vai. Tieni, dagli una profumazione. Sono basilico, eh? Sì, vai. Tieni, bravo, così. Vai, metti il basilico. Queste sono rapide, eh? Croccantine, eh? Vai, croccantine. Vai la ciambotta, vai un po'. Pomodoro nero. Pomodoro è pronto, signor Vissani. Stendilo sotto la casseruola. Un po' di sale e un po' di pepe lì. Sì. Rapido. Mettiamo anche un po' di porro per arricchire. Ecco, queste le facciamo. Un po' di porro. Vai. Dammi la casseruola, vai. Accendi qui. Acceso. Vai. Messo sale, vero? Sì. Scusa, io però sono un po'. Vai. Questa. Accetto. Vai. Allora, peperoni. Peperoni o peperuolo. Come la chiami tu? A Napoli. O puparuola. Bello carico, eh? Però è un piatto adatto per dieci. Vai. Metti qua. Sempre sopra. Allora, devi riuscire a metterlo, guarda. Così. Scusa. Vai. Ah, vai sopra. Scotta. No, ma mi devi mettere, no, il peperone. Qua, mi devi mettere il peperone. Dai, peperone, no? Devi fare una scaletta tecnica. Vai. Patate dove stanno? La patata, questa viola. La patata viola. Ah, beh, vero. Scusa. Qua, dammi qua la padellina, eccola qua. Vai, la carota, eccola qua. Via. Certo, non me l'hai messa bene, però. Fammi vedere, eccolo qua. Qua, mettile qua. Non le coprire, tutti gli ingredienti, non li coprire. Quanto mettiamo in forno? Ah, metti un po' di sale e un po' di pepe? Sì. Quanto mettiamo in forno?
180 10 minuti. 180 10 minuti e sentite che cosa vi mangiate. Così li serviamo a tavola. Operatore! Operatore, dove sei? Dove sei? La ciambotta! Eccola! Che meraviglia! Dove sta il caparello? Dammi il caparello! Tieni, caparello, caparello! Ciambotta di verdure. Tuffare i pomodori in acqua bollente, poi passarli sotto l'acqua fredda, pelarli, privarli dei semi e sminuzzarli. Lavare e tagliare tutte le verdure. Far scaldare in una padella l'olio e lo spicchio d'aglio. Aggiungere gli ortaggi, mescolare e dopo qualche minuto unire i pomodori. Condire con un pizzico di sale e far cuocere circa mezz'ora mescolando di tanto in tanto. Servire tiepida, guarnita con foglie di basilico. Il tocco di Vissani? Carota nera, pomodoro nero, patata viola e tutte le verdure a rondelle.